capito? Non sapevo di quelle cazzo. Ho detto impennatona. Ci ho superato alla max wrist. Già miseria, com'è possibile che mi prendono 57 volte mal de gola in un inverno? Che poi è la cosa che odio di più. Cioè, dammi il mar de testa, il raffreddore, quello che te pare. No, il mar de gola. Ma vaffanculo, Lore. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ci dobbiamo vedere alle 10:15 con Nicolò. Poi dopo andare giù al centro di Roma per incontrarci con gli altri. Ha scodato un po' lì, eh? No. Abbiamo avuto una piccola derapata, eh? Appena usciti, ringraziamo ufficialmente l'iscritto nel video. Ho detto ringraziamo ufficialmente l'iscritto nel video che ci ha pagato la colazione. Che faceva? Che cacchio? E lei, vedete, con sto tramezzino. Andavo bene. Perfetto, ci siamo incontrati con Nicolò, siamo partiti e lui ha fatto totalmente un'altra strada. Venti minuti ad aspettarti e poi fai un'altra strada. Palesemente perso. Ma perso cosa? E hai anche rosicato qui perché Virgilio stava davanti. Buongiorno. Buongiorno. Palesemente rosicato. Andiamo bene, proprio bene. Ma no, come mai questa bianca è un po' fuori luogo? Questa è super mega modificata. Buongiorno. È molto freddo, eh. Ciao. Cominciamo bene la giornata. No, è da qua, sai, te la strada. E perché ti sei visto qua a Piazza Risorgimento? E va vangina, ma porca! Piano, piano, piano. Ci siamo avviati il corso per andare a Castel Gandolfo. Ma che... No, guarda, guarda. Cioè, non mi è mai capitato di passare per via del corso per andare a Castel Gandolfo, oddio! Perché stiamo facendo sta cosa? Guarda, guarda! Non è proprio una buona idea! Oh, maggiolone! Era il centro! L'avevo intuito che era il centro! Oddio, mi sono cagato sotto. Ma se già fa wam bam. Dall'altra c'è sta Cristian che c'ha l'euro zero. Bere vino rosso. Guardare dei documentari è sull'universo e su come funziona. No, finalmente vedo una strada che mi è familiare. Ma qui la so. Come andare in paradiso, ma senza morire. È una rosa senza spine. Fuck energie negative, tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Pausa caffè della Peppina finita, adesso ci facciamo due curve, curve. Insomma, un po' di strada, quello che ci sta qui intorno, giusto per fare qualche chilometro insieme. Abibi, abibi, abibi. Niente, raga, mi è entrata anche a voce, non ci posso fare niente. Molto probabilmente sarà la colonna sonora di questo video, anche se non c'entra assolutamente niente. Ma me ne prego, vai! Abibi. Habibi, habibi, habibi. Habibi, habibi, habibi. Habibi, habibi. Ripartiamo, siamo fermati, abbiamo fatto il momento cinematografico col drone, cioè ha fatto il momento cinematografico. Oltretutto mi sono pure messo a fare avanti e dietro per aiutarla a fare riprese. Voglio una percentuale. Come il ragazzo col KTM 690 che sta veramente in condizioni critiche con la benzina e ha paura che non riesce a arrivare nemmeno al benzinaio. Ora andiamo piano piano. Ci sei arrivato? Sei contento che l'hai spinto? Guarda, guarda lui dove va? Stanno a pisciare, ho visto. Pensavo di far vago. Andiamo, andiamo, andiamolo a riprendere. Davvero? Andiamo a salire. R6D Christian. Oh, senti che bello.
Senti quanto è comoda. Enrico, rubo la moto di Spavald. Guarda, guarda quello quanto è stupido. Cioè poi dici, perché non gli fa fare test? Pia, prenda la moto tu e ci va in mezzo alla terra. Ma se può essere più bagati. Te lo moto? No, è uno zaino. Un zaino? Sì. Porca miseria. È stato un amichetto al mare quest'estate. Ci ha lasciato lo zaino, ci ha lasciato l'asciugamano. Ma non ti fa un po' male al cazzo quando... Sì. Se, perché mi sto sempre a lamentare? Ti fa male sì. Infatti sono salito adesso su quella di Christian, sono una cifra comodo. Ma tu non hai comprato questo modificato? Sì. E infatti, ecco, parliamo di questa cosa. Meno male che me l'hai chiesto. Così adesso sarà nel tuo video, se vuoi, anche nel mio. Così non mi rompono più. Avevo messo il bitubo, ok? Utilizzandolo, comunque già all'inizio quando l'ho preso era un pochino da revisionare. Utilizzandolo ancora di più si vede che l'olio all'interno si è emulsionato. Quindi praticamente lavora peggio di quello originale. Quindi quando farò revisionare le forcelle anteriori e il mono posteriore, in mezzo ci metterò pure quello e così. Ok, la domanda è: quando tu, youtuber da 50.000 iscritti, ho capito, prima d'estate dobbiamo andare sullo Stelvio, ci andiamo a vedere. Esatto. Perfetto. Quando dovremo andare sullo Stelvio, io manderò tutte le cose a revisionare e non si va sullo Stelvio. Pulita, guarda, l'ho pulita, te l'ho. Come? No, no, che schifo! No! Siamo partiti dopo, abbiamo recuperato e superato, però devo dire che si difende veramente veramente bene, è una grande coppia. Eccolo qua. Quando anche con le moto non riesci a trovare posto. Io mi sono sistemato subito. È arrivata l'ora di andare a casa. Spero che questa breve e per niente impegnativa uscita vi sia piaciuta ugualmente. Vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i link per i vari social. Se mi seguite dovreste iscrivervi. Fatelo, 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 fatelo. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!